Nel Grande Gioco è il nuovo corso di storia per la scuola secondaria di primo grado di Alessandra Necci, Ulisse Iacomuzzi e Giorgio Montanaro. Il Grande Gioco è il grande intreccio di storie nel quale tutti siamo coinvolti, anche ora, anche noi. Scopriamo le tre idee su cui si fonda il progetto. Prima idea. Innanzitutto capire la storia. Gli autori raccontano la storia pensando ai loro lettori, con rigore e precisione, ma anche con un linguaggio semplice, perché ogni pagina sia sempre accessibile e si possano facilmente raggiungere contenuti e idee. Anche la grafica del testo accompagna i lettori con caratteri grandi e spazi bianchi. Il progetto propone inoltre disegni ricostruttivi di grande impatto, che vengono spiegati con un'animazione commentata, accessibile tramite QR code. Seconda idea. Raccontare la storia per immaginarla. Abbiamo dato importanza alla vita reale della gente comune, integrando le informazioni del profilo con quello delle schede Il fattore umano. Dai germani che mangiavano prosciutto ai mercanti medievali che facevano sosta all'osteria, fino agli arabi che hanno inventato i primi robot. Da queste schede si può attivare anche un video che racconta la vita di un personaggio del tempo. Per raccontare la storia, abbiamo anche chiesto a narratori di professione di scrivere per noi racconti inediti. Raffaele Riba, romanziere e narratore, ha curato in ogni volume del corso un inserto storytelling in cui insegna in tre puntate come si racconta e si scrive una storia, proponendo brevi esercizi di narrazione. Alessandra Necci, storica e biografa, invece ha curato 30 storie di donne nei volumi principali e 15 storie nei volumi Storie per leggere e Storie per immaginare, per entrare nella vita di tanti personaggi dal Medioevo a oggi. A partire da quei racconti viene quindi proposto un vero e proprio laboratorio da svolgere da soli o in gruppo, per arrivare a narrare a propria volta altre storie. Terza idea, connettere la storia con altri saperi. Abbiamo cercato connessioni con la geografia e le scienze, perché spesso è l'ambiente a modificare la vita delle popolazioni umane. Oppure, al contrario, sono i popoli che modificano l'ambiente a proprio vantaggio. La storia poi offre infiniti spunti per trovare connessioni con le altre discipline di studio. Musica, arte, tecnologia, italiano e così via. Le conoscenze di storia si prestano anche a diventare un gioco per il ripasso o a fornire spunti per attività STEAM tanto utili quanto divertenti. Il corso presenta un ricco supporto didattico. A fine lezione sono presenti attività di guida allo studio e domande per stimolare il pensiero critico. Mentre a fine capitolo troviamo un laboratorio strutturato su tre livelli di difficoltà, con spunti di lavoro interdisciplinare e collaborativo. Metti in gioco le tue competenze e preparati all'esame. E una scheda di autovalutazione finale. Per facilitare l'inclusione, ogni capitolo si avvia con un video racconto che introduce i contenuti essenziali. All'inizio di ogni lezione viene proposta inoltre una sintesi con caratteri ad alta leggibilità. A fine capitolo, per concludere, è presente una pagina dedicata ai saperi essenziali, tradotta in 8 lingue, e una mappa interattiva. La dotazione digitale potenzia la proposta didattica. Tutte le carte sono accompagnate da un'audioguida e alcune carte atlante sono illustrate da una videoanimazione. Molte gallerie di immagini accompagnano la trattazione del testo e così anche molte proposte di video presenti in rete e fruibili attraverso QR code direttamente dalle pagine del libro. Infine, al termine di ogni capitolo, 10 flashcard aiutano a preparare l'interrogazione. Tanti materiali per una didattica digitale davvero integrata con il testo.